Beh, non può che farmi piacere quello che è emerso dal sondaggio che è stato pubblicato dal Sole 24 Ore, perciò espressione di Confindustria e certamente politicamente non allineato o non allineato al sindaco di Gorizia. È emerso un qualcosa che noi già eravamo in grado di percepire, ma è riuscito a sgretolare quell'idea che dei detrattori della città di Gorizia cercavano invece di veicolare. Gorizia, città destinata solamente ai vecchi, non spazio per i giovani, una città lontana dalla qualità della vita, eccetera, eccetera. In realtà, Gorizia è assolutamente sul podio per quanto riguarda la qualità della vita, podio tra virgolette. È un sondaggio che ha rilevato la condizione della vita, i servizi e tanti altri indici nei comuni capoluogo del nostro paese ed è risultato sono state fatte delle indagini su tre fasce d'età, cioè i bambini, per capirci, gli adolescenti e gli anziani. Per quanto riguarda i bambini, siamo assolutamente quinti, quinti in Italia. Quinti in Italia per un sacco di voci, ci sono certe voci che ci vedono primi in Italia, altri terzi, quinti, sesti. Siamo quinti comunque complessivamente per quanto riguarda i ragazzi, in particolare tra l'altro primi per il verde attrezzato destinato ai ragazzi, sono superfici suddivise per il numero di bimbi nella nostra città, che peraltro sono destinati anche a migliorare e come nei prossimi anni, grazie ad acquisizioni importanti che il comune farà, mi riferisco alla Valletta del Corno, ma anche a quello che chiamiamo Isonzo Beach, il prospiciente appunto il fiume Isonzo, ma anche il parco dell'Isonzo. Perciò dati che sono destinati, già siamo primi, sono dati che sono destinati a migliorare. Ma c'è anche verde legato ai giovani, perciò aree attrezzate per il fitness, per la ginnastica. Abbiamo, per quanto riguarda invece la fascia dei giovani, Gorizia è tredicesima in Italia per quanto riguarda i servizi e la qualità della vita destinata ai nostri giovani. Dodicesima invece Gorizia lo è per quanto riguarda i servizi degli anziani. Peraltro soltanto 12 comuni capoluogo in Italia, solo 12 comuni capoluogo in Italia e Gorizia tra una di queste, ha registrato un aumento del 2,4% rispetto al 2016 per quanto riguarda la presenza di giovani tra i 18 e i 35 anni. Ma vale per tutta Italia, non per i giovanissimi, ma certamente tra i 18 e i 35 anni. Perciò Gorizia si dimostra per quello che noi vogliamo sia, e lo sarà sempre di più, una città ricca di appeal, di fascino, di capacità attrattiva, sia nei confronti dei giovani per i servizi, sia per i confronti dei bambini. Mi fa piacere sottolineare come abbiamo una serie di servizi eccezionali che pone davvero Gorizia non soltanto ai vertici in Italia, ma ai vertici in Europa per quanto riguarda i servizi loro dedicati dal nostro settore. Ovviamente anche per gli anziani, perché oltre a questi indici ce ne sono altri, la vicinanza della montagna, del mare, la qualità della vita. Abbiamo la possibilità di fruire di servizi sanitari a 5 minuti, a 20 minuti, a mezz'ora. Davvero, io credo che Gorizia possa essere, il sondaggio, l'indagine del Sole 24 Ore lo certifica, è una città ideale per tutti coloro, dall'infanzia attraverso l'adolescenza sino alla terza età. Una città ideale per nascere, per viverci e per crescere. Voglio sperare che quei detrattori, i rosiconi, come li chiamiamo noi, di una certa sinistra, che vuole attribuire sempre aspetti negativi alla loro città per fini elettorali, per stupidità, non lo so perché, voglio sperare che cessino, a meno che naturalmente non prevalga in loro il desiderio di infangare la nostra città. Vabbè, ma noi goriziani ce ne faremo naturalmente una ragione.